Caloroso saluti a tutti. Rete 8 si conferma tra le prime 50 TV private italiane e continua a scalare posizioni nella classifica stilata dal Ministero delle Imprese del Made in Italy. Se l'anno scorso l'emittente si era classificata al 47 posto, ora sale fino al 44 lasciandosi dietro colossi dell'emittenza commerciale nazionale radicati in regioni più popolose di Abruzzo e Molise. La graduatoria è il frutto dell'analisi e della classificazione dei dati imparziali e ufficiali basati su ascolti Auditel, personale dipendente e investimenti effettuati. Rispetto all'anno precedente, in particolare, Rete 8 aumenta di oltre il 13% il punteggio che premia gli ascolti rilevati all'Auditel, passando da 727,134 a 824,19. La performance annuale dell'emittente di punta della regione, stabilmente tra le prime 50 in tutta Italia da quando è stata introdotta la graduatoria unica nazionale, è ancora più significativa se si rapporta il risultato di rete 8 al suo bacino di utenza geograficamente e demograficamente limitato all'Abruzzo e Molise. Nonostante questo svantaggio, in partenza, nella classifica unica Rete 8 sovrasta in tutti i parametri emittenti anche di regioni molto più estese e popolose, come Lombardia, Lazio, Campania e Piemonte. Rete 8 è leader indiscussa in Abruzzo. Nel bacino delle due regioni Abruzzo e Molise, al secondo posto, 79 nella graduatoria nazionale, si colloca Telemolise. Tra le prime 100 al 97 posto fa il suo ingresso la Teramana Super J, soprattutto grazie al parametro del personale che compensa i dati degli ascolti Auditel. Con un punteggio di appena 53,076, un quindicesimo di Rete 8, Super J è relegata nelle ultime posizioni sia nella graduatoria nazionale che in quella del bacino Abruzzo e Molise. Sfiora la top 100 la storica emittente confessionale TRSP Vasto che sale alla posizione 109. Sostanzialmente stabili TV6 al 122 posto e Infomedia News al 129. In calo Telemax dal 126 al 131 posto e la QTV che perde 15 posizioni e scende dal 119 al 134 posto.